attività del Consiglio regionale. Nelle ultime sedute prima della pausa estiva, il Consiglio regionale ha esaminato e approvato il pacchetto dei provvedimenti finanziari, rendiconto e assestamento della Regione, dell'Assemblea legislativa e le disposizioni collegate alla manovra finanziaria. In particolare, su politiche sociali e cultura, sono stati trovati i fondi per mantenere gli stanziamenti e valori del 2012, già ridotti dagli anni precedenti. Contest sui dati pubblici della Regione. Raccontare 40 anni di storia della Regione attraverso i dati pubblici è l'obiettivo di Piemonte Visual Contest, concorso per designer, sviluppatori, scuole e aziende, realizzato dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con il consorzio Topics. Il concorso, che prenderà il via a settembre, si divide in due categorie, infografica e visualizzazione dati, e premierà i migliori tre lavori di ogni categoria. Ambasciatori verdi delle scienze. Le scienze naturali si raccontano a Palazzo Lascaris con il progetto di collaborazione fra il Museo regionale di Scienze Naturali e il Consiglio regionale del Piemonte, collezioni minime a Palazzo Lascaris. Primo appuntamento, fino al 22 settembre, con la felce lunaria, pianta diffusa soprattutto nell'emisfero settentrionale, comune sulle Alpi e sugli Appennini, poi a fine settembre con i minerali in concomitanza con il Mineral Expo 2013. Orario estivo delle sedi del Consiglio regionale. In occasione della sospensione dei lavori dell'Assemblea regionale per la pausa estiva, ad agosto, sia l'ufficio relazioni con il pubblico sia la biblioteca della Regione, al venerdì, saranno aperti solo al mattino dalle 9 alle 13. Resteranno invece chiusi, come tutte le strutture del Consiglio regionale, da venerdì 16 a domenica 25 agosto. Inoltre, dal 9 al 30 agosto, il Corecon Piemonte sospende le udienze. Notizie a Macugnaga. Di montagna, cordate e epiche scalate si è parlato a Macugnaga in occasione della presentazione di notizie. Il magazine della Regione Piemonte ha infatti reso omaggio al CAI in occasione del suo 150° anniversario, con un ampio servizio sull'alpinismo piemontese e i suoi protagonisti. Durante i lavori ci si è soffermati soprattutto sullo spettacolare scenario della parete est del Monte Rosa, teatro di importanti scalate.